Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi. Se vi piace questo video mettete un like, se volete novità selezionate la campanella. Detto questo, questa è la seconda parte del video inerente al Gas Free, quindi andremo a vedere le modifiche che ho fatto relativamente al video precedente, che dove trovate qua sul link. Vi metterò in descrizione un link ulteriore alla prima serie che avevo fatto, quindi una piccola inizializzazione al Gas Free. Oggi invece andremo a togliere totalmente il bombolone che si trova là sotto, quindi andremo a rimuovere questo qua, che è praticamente scaduto da qualche anno. L'ho usato fino a poco tempo fa perché purtroppo l'idea era di toglierla e non avrei voluto spendere 1000 euro per poi ritoglierlo. Investirò magari qualcosa in più su un banco batteria aggiuntivo, se fosse un altro da 300, quindi magari due da 300 ampere dovrebbero essere il top, perché tanto per cambiare il bombolone ci vogliono un migliaio d'euro, quindi non dico che stiamo lì, ma ci manca poco. Detto questo, procediamo allo smontaggio e vediamo come si esegue lo smontaggio del bombolone. Ok, dovremmo rimuovere praticamente la tubazione che va dentro, quindi è questa. Dopodiché si potrà smontare tranquillamente tutto il bombolone, perché è tutto già preassemblato, quindi in realtà c'è solamente da staccare questo tubo e tirarlo via. Lo andiamo a fare perché tanto è scaduto e in tutti i casi, a prescindere dal fatto che poi venga riutilizzato o meno, questo non è più buono. Prendiamo delle chiavi da 13 e andiamo a rimuovere queste viti qua. Allora, controlliamo che il gas sia chiuso, dopodiché possiamo andare ad aprire direttamente la connessione. Music licensing reimagined. Ovviamente questo stava qua da 1995, quindi penso che non sarebbe stato facile toglierlo, anche perché è conico. Quindi ora, fatto questo, il bombolone praticamente è libero di tutto quello che dovremmo togliere, andiamo sotto e lo smontiamo. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Thank you.
Checklist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Questo è il biscottino che ho tirato giù. E è stato un po' scomodo perché comunque ho dovuto mollare praticamente tutto questo di qua e di là, visto che sono incastonati su delle staffe a braccio per sicurezza. Niente, adesso lo spostiamo, richiudiamo tutto e vedrò di ricavare in questo spazio che si è creato praticamente. Questo tubo lo lascerò, lascerò anche le due staffe e mi ci ancorerò facendo praticamente un piano qua fino a giù in fondo, come già ho fatto nell'altro gavone. Quindi ricaverò un gavone con questo sportello, come già ho fatto nel lato opposto. Molto comodo, ci si infilano, ci vanno tante cose. Una volta realizzato lo farò in lamiera o in legno trattato, eventualmente vedo. Ora andiamo sopra e vediamo di fare anche, di prevedere un altro lavoro, visto che il gas non ce l'ho più. Quindi diciamo che questa parte qua, che era prettamente l'uscita fumi per il frigorifero e per il forno, non verrà più utilizzata, quindi provvederò a toglierlo, chiuderlo e metterci un altro pannello da 100-150 watt. Vediamo quello che riesco ad aggiungere. E effettivamente cercherò di sfruttare tutto lo spazio disponibile per un ulteriore pannello, visto che ormai è tutto a corrente. Quindi prevederò un altro pannello di qua, tolto questo prenderò la misura e vedrò una cosa personalizzata, se possibile a 24 volts, perché li metterò insieme ai due dai 250 in parallelo, oppure scenderò con un altro regolatore. Vediamo. Vi volevo far vedere le novità che avevo fatto in proseguimento all'interno del camper per quanto riguarda la parte del gas free. Le modifiche che avevo detto la volta scorsa le ho fatte, quindi ve le faccio vedere. Cominciamo col vedere praticamente questa parte qua. Vedete che questo è, c'è un LED verde, bianco e rosso. Non l'ho fatto assolutamente per la bandiera italiana, però ce li avevo e per puro caso sono stati messi in questa maniera. Perché? Perché il verde mi identifica l'inverter acceso, il bianco identifica l'ingresso di Enel e il rosso identifica l'accensione del boiler elettrico. Perché ho fatto questo sistema? Perché innanzitutto mi è capitato che effettivamente attaccato alla rete esterna, a volte secondo dove vai ci sono falsi contatti, quindi non sei mai sicuro che la corrente sia effettivamente in ingresso.
perché nel mio camper ci ho messo il relè di priorità, quindi avendo l'inverter sempre acceso, a volte mi rendo conto che sembra come se c'era 220, però in realtà sto usando l'inverter. E parecchie colonnine hanno l'innesto della monofase industriale un po' difettoso, quindi mi è capitato, per sicurezza ce l'ho messo. Quindi abbiamo la visualizzazione dell'inverter acceso, dell'Enel in ingresso e dell'accensione del boiler. La priorità ovviamente ce l'ha Enel, quindi nel momento in cui c'è Enel il relè di priorità sgancia l'inverter pur rimanendo acceso, ma non serve nulla. Appena stacco l'impianto neanche si accorge perché il relè di priorità è veloce e va subito a sopperire a Enel, quindi tutto continua a funzionare con l'inverter. Mentre con l'accensione del boiler ho fatto la modifica che dicevo nel video precedente, quindi nel momento in cui accendo il boiler automaticamente mi va ad escludere le piastre di induzione, sia questa e sia questa. Poi mi va ad escludere anche la macchinetta del caffè. Quindi queste tre linee sono praticamente escluse all'accensione del boiler. Ho fatto questo per evitare sovraccarichi inutili, in quanto tanto comunque anche sulle colonnine più di tot kilowatt non ci abbiamo, quindi comunque non riuscirebbe a mandare l'acqua calda e tutte le piastre di induzione, ma soprattutto per salvaguardare l'inverter e tutto l'impianto, perché le batterie a litio magari riescono anche a dare 200-220 ampere all'utente, all'utilizzatore. Il problema è che l'inverter si potrebbe rovinare essendo un 2000-4000, quindi più di 2 kW, 2 kW 2 è meglio non farglieli usare. Rimane un pochino scollegata la linea del forno a microonde perché è la stessa che alimenta il frigo, quindi in questo caso non ho potuto, per ora perlomeno non ho avuto fantasia di andare ad escludere anche il microonde perché avrei dovuto fare una linea dedicata. Probabilmente lo farò. Però via, qualcosa penserò anche io. Le automazioni vanno bene, però insomma a qualcosa dovremmo pensare anche noi nel campo. Quindi vedrò di stare attenta a non accendere il boiler insieme al forno a microonde. Detto questo, ho fatto tutto questo blocco, praticamente ve lo faccio vedere. Tutti questi blocchi praticamente li ho fatti in quella scatola di derivazione, ci sono tutti i contatti, quello è il contattore con il contatore invece smart, quindi il contattore switcha tra Enel e inverter. Il contatore invece che è smart conta, oltre che conteggiare tutti i kilowatt consumati dalla linea in ingresso a 220, gestisce anche, diciamo, tutta la parte smart, quindi posso attivare e disattivare la 220 anche vocalmente. L'accensione del boiler la faccio o da qua, che è un po' scomoda in effetti, ma è possibile farla, oppure la faccio comodamente dal telefono o dal vocale. Adesso vediamo come funziona la parte che ho realizzato di protezione della linea con lo scaldabagno elettrico acceso. Andiamo ad accendere lo scaldabagno insieme. Vediamo. Andiamo a accenderlo, accendiamo, ora, come vedete si è accesa la luce rossa, in questo momento è partito lo scaldabagno e qua sulle piastre è tutto spento automaticamente, pur essendo alimentate. La stessa cosa vale per la macchina del caffè, vedete? Non si accende più la luce, ora praticamente la lascio accesa e dopo si riattiverà. Per spegnere lo scaldabagno andiamo a premere il pulsante, lo scaldabagno si spegne e automaticamente si riaccende la macchinetta del caffè e tutte e due le piastre. Vedete che lampeggia la spia, non so se si vede. Questa ovviamente rimane spenta perché va accesa manualmente, ma era comunque disalimentata. Nel momento in cui lo rialimento il boiler, automaticamente arriva a staccare tutte le linee. La protezione del forno a microonde la realizzerò più avanti, in modo che allora sarà proprio a prova di cerebro leso. Vi faccio vedere un'altra novità che ho fatto all'interno del camper.
questa parte qua praticamente era il secondo lettino, ovviamente sopra, che non utilizziamo, al che ho deciso di fare un armadio scorrevole in due ante, dove all'interno ho alloggiato praticamente i monopattini. Come vedete sono due monopattini sempre in ricarica. Là c'è la presa di ricarica dove c'è collegato anche l'aspirapolvere, che ovviamente è sempre attivo e operativo. Giù in fondo ci sono i vestiti che utilizzo normalmente, che ci ho messo, diciamo, questo scorre tutto in modo che sia più comodo da aprire. E ho realizzato un gavone praticamente interno dove mettere tutte le cose. Questo si chiude semplicemente. I monopattini sono sempre sotto carica, come tutto il resto dell'impianto è sempre sotto tensione. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non avete fatto l'iscrizione al canale iscrivetevi, mi fa piacere, e se volete le novità, chi già è iscritto seleziona la campanella. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video!